Amici e amiche di Endu Channel, bentornati a Sci. Come sapete, in questa rubrica si parla sempre di sport, di health and experience e vi darò tanti consigli utili e pratici per vivere in modo sportivo e all'insegna della buona salute. Oggi torneremo in un posto bellissimo, torneremo in montagna, che sapete che mi piace, e continueremo a parlare di arrampicata. Questo sport che mi piace tantissimo, ma continua un po' a farmi paura. A proposito, avete visto la scorsa puntata? Oggi torneremo con Federica Mingolla e se l'altra volta ne abbiamo viste delle belle, oggi non lo so cosa ci aspetterà. Venite, andiamo! Volkswagen. Amici e amiche di Endu Channel, sono tornata oggi con Federica Mingolla, atleta e guida alpina, perché l'altra volta non avevamo finito di parlare, ero troppo curiosa di sapere, ma il tempo era finito, quindi siamo tornati qua oggi. Ciao Federica. Ciao. Torniamo a parlare ancora di arrampicata. Una componente fondamentale dell'arrampicata è la fantasia. La fantasia che ti permette di trovare la via giusta, la via perfetta per arrivare in cima. E questa c'è anche un po' nel mio sport, nella mountain bike orientale, dove tu devi trovare la tua via. Però non solo la fantasia serve, ci sono anche delle persone che tante volte ti aiutano a trovare la tua via. Io per esempio, fondamentale è stato nella mia carriera il mio primo allenatore, Corrado Arduini, che è stato un mentore, che mi ha portato ad arrivare ad essere professionista. E so che tu hai avuto una figura fondamentale, Adriano. Sì, ho avuto questa figura di questa guida alpina e amico soprattutto, Adriano Trombetta, che mi ha prima di tutto ispirata. Mi ha detto fin da subito: devi fare quello che ti piace. Quindi quando mi ha visto che ero un po', diciamo, disorientata nel mondo delle gare, perché l'ho conosciuto, diciamo, nel periodo un po' quando facevi finale ancora indoor della mia carriera, sì, diciamo, da arrampicatrice indoor, e mi ha un po' tirata fuori da questo ambiente. Mi ha cominciato a portare Valle dell'Orco, per esempio, a conoscere il granito, e da lì, insomma, poi mi ha sempre di più coinvolta nei suoi progetti, a volte anche nei suoi lavori da guida, magari mi faceva venire a vedere, insomma, a fare anche un po' di montagna. Senza volerlo, è stato come un mental coach. Certo, che ti ha aiutato. Senza saperlo, anzi. Ti ha aiutato ad arrivare a trovare la vera essenza della tua passione, che era appunto. Sì, avevo l'outdoor. Bisogno di una persona che mi ispirasse, una persona che credesse in me, soprattutto, che mi guardasse con degli occhi diversi. Che non vedeva Federica Mingolla, l'arrampicatrice indoor, l'atleta, esatto. ma ti vedeva felice in quello che facevate anche, sì, insieme. Sì, mi ha messo un po' a nudo, si può dire. E lui purtroppo è mancato, giusto? Lui è mancato nel 2017, purtroppo in un incidente in montagna, in valanga. E io da lì, diciamo che ovviamente ho avuto un attimo un periodo un po' buio. E all'improvviso, senza più il tuo mentore, era quello che lui aveva le idee, giusto? Era quello che ti diceva: dai, facciamo, dai, andiamo. Sì, più che altro, sì, 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 lui aveva un sacco di idee. E io ho cominciato a trovarle da me le idee, insomma, a essere, come dici te, fantasiosa, che lo ero già, però avere qualcuno che ti, diciamo, dà un'ispirazione, mette benzina sul fuoco, ti aiuta tantissimo avere delle ispirazioni che non arrivano solo dalla tua testa, perché a volte non ci crediamo abbastanza se sono cose che derivano solo dalla nostra immaginazione. È vero, a volte hai delle idee e dici: ma sarà una sciocchezza. Avevo problemi di autostima, si può dire, come tantissimi giovani. Certo. E quindi lui mi ha proprio fatto credere in me stessa, e quando poi lui se n'è andato, io ero già, diciamo, a un certo punto della mia vita in cui ero un po' indipendente da questo, sì, punto di vista, quindi riuscivo a credere in tutto quello che facevo. Grazie a Sci stiamo scoprendo l'importanza di avere abitudini sane. Ma come farlo quotidianamente? Io uso LiveWell, l'app che mi aiuta a rimanere in salute. Come? Con tracciamento degli obiettivi, meditazioni guidate, sfide virtuali di fitness e molto altro ancora. Scarica l'app dal link nella descrizione o dal QR code in sovraimpressione. Clicca su Crea account, sblocca l'accesso esclusivo inserendo il codice di attivazione. Gratuito per gli utenti Endu. LiveWell ti aiuta a vivere bene. Sport.
So che lo avete ricordato con i tuoi amici, che avete aperto una via. Sì, con Andrea Migliano, con uno di questi miei amici, amico di Adriano, anche abbiamo deciso di aprire questa via in uno dei suoi luoghi del cuore, la Valle dell'Orco, e abbiamo scelto una parete che aveva ancora appunto questo tratto vergine, quindi senza niente. L'abbiamo aperta con uno stile d'apertura che era il suo, quindi il più pulito possibile, quindi senza mettere le protezioni, diciamo, fisse in parete, ridendoci e scherzandoci sopra. Come se fosse lì con voi. Aprivamo, sì. E niente, quindi poi l'abbiamo dedicata a lui, chiamandola gli amici di Via Po, perché noi ci siamo conosciuti, io e Andrea, sul suo terrazzo di Via Po durante una delle tante cene che lui organizzava la sera per, diciamo, onorare l'amicizia che tutti tra di noi c'era. E niente, quindi questo terrazzo di Via Po è stato il simbolo dell'amicizia mia di Andrea, ma che vi legava, tutte le amicizie che si sono create intorno all'immagine di Adriano. L'arrampicata è uno sport che, seppur individuale, crea questi legami tra le persone, vi lega tantissimo. Sì. Che forse in altri sport questo non l'ho visto, negli sport individuali, perché è incredibile come una corda possa legare anche nella vita, trasmetterti tanto di quella persona, e in una giornata d'arrampicata insieme puoi capire delle cose che probabilmente sedendoti al bar parlando per così settimane non potresti mai capire. Uno sport di condivisione, cioè sì, c'è poi poca momenti rivalità, intimi soprattutto. Proprio, momenti intimi, infatti. E quindi, per dire, non so, magari il primo giorno che scalo con una persona che non conosco possono accadere situazioni come del tipo devo andare a far la pipì, siamo in parete e quindi ovviamente siamo a mezzo metro di distanza e si fa quello che c'è da fare, si fa è una cosa che magari con il primo sconosciuto non faresti, no? Al primo cespuglio non sembra andresti. Una banalità, ma crea questo un non vergognarsi insomma di queste situazioni, ed è bello perché ci si sente più liberi. Ho capito. Cambiando un po' argomento, tu vivi un mondo che mi sembra un po' prettamente maschile, forse visto da fuori, queste differenze di genere, che è un argomento molto sentito nel mondo dell'arrampicata e in generale delle guide alpine, hai avuto problemi, tra virgolette, hai dovuto affrontare queste differenze di genere o...? Io sono dell'idea che i problemi delle differenze di genere esistano nel momento in cui noi ci domandiamo se ci sono problemi delle differenze di genere. Brava, volevo questa risposta. Nel senso che io non ho mai notato, non ho mai avuto problemi, non ho mai, come dire, sentito visto che qualcuno dei comportamenti diversi nei miei confronti solo perché ero una donna, da parte degli istruttori, da parte di tutti quelli che con cui andavo in montagna. La montagna credo che sia proprio un ambiente che ci mette tutti alla pari, e questa è una cosa bellissima perché ognuno di noi riesce a tirar fuori quello che sono le nostre potenzialità e riesce a tirarle fuori in base al tuo, diciamo, fisico, alla tua forza, alla tua resistenza, al tuo carattere. Quindi questo è molto bello perché non conta se sei maschio o femmina, ma queste cose esistono a priori. Io paradossalmente in molte cose ero molto più portata degli uomini, magari soprattutto nell'arrampicata. Vedi. Ed era buffo, ma lo sapevo, per me era normale, nel senso che tu lo facevi con naturalezza, ma e magari sì, qualche uomo diceva ma nel senso, con invidia ti guardava. Ho visto magari qualche volta qualcuno che se la prendeva perché magari era appunto era il maschio magari un po' più alfa in quel gruppo. Tu parli spesso di gettarsi nelle situazioni, quindi vivi un po' la vita come la parete, quindi tu dici sono qui, lo provo, lo faccio, un po' anche nella vita fai così. Cosa consigli ai nostri amici e amiche di Endu Channel per provare a vivere un po' a pieno come stai facendo tu? Sì, io credo che bisogna un po' prendere le occasioni al volo quando ti viene offerta la possibilità di fare alcune esperienze, non tirarsi indietro ovviamente entro certi termini di sicurezza eccetera. Però ho visto che fino ad adesso con me ha sempre funzionato, nel senso, quando non è il dubbio se fare una cosa o non farla, per motivi non legati appunto alla sicurezza ma legati ad altre cose, ho sempre deciso poi di dire ok, no, mi butto, lo faccio, ci provo, e non me ne sono mai pentita. È un atteggiamento che con te ha pagato. Ne parlo tanto nel mio libro di questa cosa qui, la ricerca dell'equilibrio, di fare qualcosa, non farla, ed è una continua ricerca di
quel qualcosa che ci porta appunto all'equilibrio, che è un po' come dire la serenità, no? E non è mai un punto d'arrivo, ma è come dire un punto di transizione questo equilibrio. Quando si raggiunge vuol dire che poi bisogna ritrovarlo di nuovo, perché nel momento in cui lo si raggiunge di nuovo c'è magari qualche scompensazione, certo, che ci riporta in una situazione in cui siamo di nuovo lì a cercare qualcos'altro e così riparte tutto quanto. E questo è un po' quello che dice anche Vasco: la vita è un brivido che vola via, tutto un equilibrio sopra la follia. Esatto. Amici e amiche di Endo Channel, godetevi la vita, trovate la vostra via in parete, qualunque essa sia, seguite il vostro cuore e perseguite la felicità. Io e Federica Mingolla adesso andremo a fare di nuovo due tiri, perché l'altra volta non è andata benissimo. Riproviamo. Se avete commenti, curiosità, dubbi, scrivete qua sotto e io e Federica vi risponderemo. Se volete guardare articoli, leggere approfondimenti, andate su www.endochannel.net e avrete tutto ciò di cui avete bisogno. Io vi aspetto alla prossima puntata. Ciao! Grazie, ciao!